Uno dei pilastri del marxismo è la teoria dello sfruttamento. In questa teoria Marx argomenta dicendo che il capitalismo si regge sullo sfruttamento. Questo sfruttamento è possibile perché c'è, uno, una classe minoritaria borghese che detiene tutti i mezzi di produzione, che ha tutte le fabbriche, che è proprietaria di tutte le industrie, e due, perché c'è una classe proletaria maggioritaria che non ha i mezzi di produzione, che non ha proprietà, che dunque è costretta a vivere alla mercé dei borghesi per poter tirare avanti. Marx conclude il suo ragionamento sostenendo che il capitalismo è uno strumento nelle mani dei borghesi utilizzato per sfruttare i proletari. E la soluzione di Marx è la rivoluzione del proletariato, ossia l'esproprio di tutti i borghesi, delle proprietà dei borghesi, per darle ai proletari. Ha senso questo modo di pensare secondo cui ci sono due classi antagoniste di cui una opprime e sfrutta l'altra? Non tantissimo. Poteva forse avere senso in quell'epoca, nel 1800, quando certe cose non erano chiare, quando c'erano effettivamente tanti poveri, ma non è più scusabile al giorno d'oggi. Cioè, chi crede al giorno d'oggi a questa teoria non ha ben chiara la realtà. L'errore principale consiste nel credere che l'economia sia come giocare a poker o come andare al casinò, ossia che se c'è qualcuno che perde, c'è qualcuno che vince. E difatti il mantra dei marxisti è se ci sono i poveri è perché ci sono i ricchi. Ma questo è un po' come dire ci sono auto lente per colpa delle auto veloci. L'economia difatti non è un gioco a somma zero e la ricchezza è aumentata così tanto negli ultimi 2 secoli che è impossibile non vederlo e non è aumentata per i borghesi, è aumentata soprattutto per i più poveri. Quando si parla di economia capitalista, che io preferirei chiamare economia di libero mercato, bisogna anche ricordarsi della creazione di ricchezza oppure della produzione di massa. E quando Marx dice che i borghesi rubano il prodotto del lavoro ai proletari, si dimentica che i principali responsabili della creazione di qualcosa che prima non c'era sono proprio gli imprenditori. E a proposito di imprenditori e sfruttamento, l'imprenditore non sfrutta nessuno. Semmai, anzi, dovremmo chiederci, senza gli imprenditori, i lavoratori, gli operai, che cosa produrrebbero? Saprebbero gestire e condurre una fabbrica? L'esperienza storica ci dice di no, non è mai stato possibile, tutte le fabbriche lasciate nelle mani degli operai sono fallite, ma anche la teoria ci dice che il ruolo dell'imprenditore è estremamente necessario. È certamente vero che anche i lavoratori sono estremamente necessari, cioè un imprenditore senza i lavoratori non potrebbe fare molto, che io sappia non può esistere un mondo di soli imprenditori, forse. Però bisogna anche ricordarsi di fatti che colui che dà la maggior propulsione verso il benessere, verso la creazione di qualcosa di nuovo, è di fatti chi crea, chi investe e chi rischia, e non chi vive di idee altrui. Insomma, non c'è niente di male a non essere Bill Gates, neanche io sono come lui, ma non per questo dovrei credere che lui si sia arricchito ingiustamente e alle mie spalle, e soprattutto non dovrei credere che per questo motivo mi spetti una parte dei suoi soldi. Se i lavoratori fossero responsabili, i maggiori responsabili della creazione di ricchezza, dunque se il lavoro fosse il fattore predominante nella creazione di valore e di ricchezza, allora dovremmo notare che i paesi più ricchi sono quelli in cui si lavora di più. E in realtà i dati, la realtà, ci dice che non è vero che molto lavoro significa molta ricchezza. La produzione di ricchezza dipende da tanti fattori come l'efficienza, la qualità dei mezzi di produzione, la tecnica, la domanda per il bene prodotto, il marketing e tantissimo altro. Inoltre, ipotizziamo che il borghese abbia ottenuto il suo capitale onestamente, lavorando onestamente o anche solo ereditandolo. Non c'è niente di male a ereditare perché qualcuno quei soldi li ha guadagnati e ha deciso di darglieli e di lasciarglieli. Ed è avvenuto tutto volontariamente, nessuno è stato obbligato, non c'è niente di ingiusto nel lasciare quel che si guadagna a qualcun altro. Comunque, se questo borghese ha ottenuto tutto onestamente, per quale motivo dovrebbe avere una colpa di fondo? Non ce l'ha. E per quale motivo non dovrebbe trattare con i lavoratori il loro stipendio? Se tu hai una fabbrica, hai i macchinari, hai i mezzi di produzione e io ho il mio lavoro da offrire, le mie competenze, la mia esperienza,
perché non dovremmo trattare volontariamente, soprattutto per quello che riguarda lo stipendio? Non si tratterebbe di sfruttamento, lo stipendio è una merce come tutte le altre e proprio per questo motivo è soggetta alle leggi dell'economia. Cristiano Ronaldo viene pagato moltissimo per le sue prestazioni perché sono prestazioni uniche nel loro genere e così anche chi viene pagato tanto viene pagato così perché le sue prestazioni, il suo lavoro, la sua esperienza sono scarse nel mercato e quindi devono essere pagate molto di più. Chi viene pagato poco è generalmente perché può offrire poco, può offrire qualcosa che è già molto disponibile. Questo vuol dire che queste persone non hanno delle colpe, ma devono comunque investire un po' di più per fare in modo che la propria persona, la propria figura all'interno del mondo del lavoro possa essere remunerata di più. Non c'è uno sfruttamento in atto. I marxisti credono che tutto ciò sia ingiusto, che non debbano esserci trattazioni volontarie, non credono che il lavoro sia una merce come tutte le altre. Queste sono delle teorie che economicamente non valgono nulla e dispiace dirlo, ma è giusto che vengano ridicolizzate in questa maniera perché sono teorie che hanno ormai uno scarso valore. Marx ha avuto una enorme importanza, soprattutto perché ha fatto riflettere su determinati punti. Ma per quello che riguarda alla fine il risultato della sua analisi economica teorica, beh, è tutta sbagliata. La verità è che idee errate come il comunismo, il fascismo, il nazismo non devono essere rispettate, ma vanno comunque battute sul terreno del dibattito. Ogni idea può essere battuta sul terreno del dibattito e non va squalificata, non va impedita, per quanto possa essere antiscientifica e irrazionale, come ad esempio quella dello sfruttamento.